Qui dentro c'erano ancora nel 99 circa 370 malati, che ovviamente erano quelli che erano in una maggiore condizione di abbandono. E il progetto è stato poi un progetto anche ambizioso, che è stato giustamente quello di ricollocarli in piccole comunità site nei diversi comuni. Da quel momento in poi però quest'area, come dire, ha affrontato un progressivo degrado. Questo è il famoso archivio dell'ospedale di Mombello, 90.000 cartelle. Si parlava prima del figlio del Duce, che è stato ricoverato ed è morto qua. Aggiungiamo un'altra cosa sui medici, in realtà ci sono stati medici famosi qui a Mombello, importanti nella storia della medicina, da Cerletti, l'inventore dell'elettroshock, e poi Gaetano Perusini, che nessuno conosce, ma è l'istologo che nel 1906 con Alzheimer scopre il morbo di Alzheimer. Situazione è che purtroppo questa è di proprietà dell'azienda ospedaliera Salvini ed è però una discarica abusiva, come potete vedere. Non entri perché è pieno di amianto. Guarda, cartelle, ma scusa, qua cosa ci sono? Ci sono ancora documenti? Che cartelle, io mi ricordo, io ho visto cartelle svolazzare per il parco, Sarà brivido, sarà, no, ci sarà. Tra l'altro è pericoloso perché i soffitti sono pericolanti, certo. Abbiamo trovato anche persone che camminavano sui tetti, è sotto gli occhi, certo, di tutti, cioè nel senso che nessuno si è assunto la responsabilità. Abbiamo la villa, abbiamo l'azienda agraria, abbiamo un contesto di ville peraltro, abbiamo il passaggio di Napoleone. Provincia, regione, questa donna l'avete sentita, i ragazzi, lei ha fatto da portavoce anche per tutti i ragazzi dell'istituto, bisogna fare qualcosa, non ce n'è.